Nuovi colori su Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi sono contentissima e sapete perché? Perché ho creato un nuovo colore 3D texturizzato in una maniera ma così semplice ed elementare che non vi sembrerà vero e l'effetto è meraviglioso. Una texture di grande spessore, quindi per pitture aggettanti, ma con una granulometria sottilissima. Bene. Non è tra le ricette incluse nel ricettario dell'arte perché me la sono pensata proprio ieri. Ce ne sono di simili, ma un po' più articolate all'interno del mio libro. Questa quindi scrivetela qui nello spazio per le nuove ricette, perché io ci ho pensato, ragazzi, al fatto che sono una mezza pazza e che ogni tanto mi viene da fare qualcosa di nuovo. Quindi ampliate la sezione ricette del vostro ricettario dell'arte. Il ricettario dell'arte vi aspetta in tutte le librerie insieme al suo fratellino, il grande libro del colore. Questo è un libro pieno di ricette come quella che sto per darvi, un po' più elaborate, un po' più professionali di questa, anche se questa è una resa spaziale, mentre questo è il libro che vi spiega tutto, ma proprio tutto sul colore, da come ottenere il tono giusto al significato più recondito di ogni tono di colore, per usare consapevolmente i colori ed i materiali dell'arte in tutte le librerie d'Italia. Allora, veniamo a noi, andiamo a creare il nostro acrilico texturizzato per pitture 3D. Ed ecco l'occorrente per preparare il nostro acrilico texturizzato con cui dipingere un fiore 3D a spatola. Oggi un video nuovo, un ampliamento del ricettario dell'arte. Vediamo se riesce. Sperimento con voi. E allora ci servirà uno o due acrilici, quelli che vorrete usare con i colori che desiderate. Io ne ho preso qui uno per dimostrazione, un cerchietto di cartoncino, spatoline di diversificate forme, una palette per miscelare i colori e il nostro texturizzante, questo materiale magico del talco, talco normalissimo e profumatissimo, e allora, e poi un po' d'acqua all'occorrenza. Iniziamo subito, questo è un 2 in 1, perché vi faccio il colore texturizzato e poi facciamo anche qualcosa col colore texturizzato, quindi anche una prova su strada. Prendo una buona quantità di prodotto e diversifico anche un po' i colori e con la spatolina accosto del talco, normalissimo talco che trovate in tutti i supermercati. Quindi comincio a mescolare il colore finché talco e colore non diventino una bella pappetta. In questa fase cerco di tenere distinti i tre colori che ho creato. Quindi, come vedete, all'inizio sembrava tantissimo quel talco, quando in realtà lo ha mangiato proprio tutto. Prendiamo il nostro tondino e con una spatolina e mettiamo una fogliolina giriamo e mettiamone un'altra quindi prendiamo l'arancione che abbiamo creato prima. E immettiamo un bel petalo. In
molto molto bellina, una texture morbida, flessibile, sempre con la spatolina piccola. Mi inserisco tra i petali, quindi pulisco la mia base, prendo un arancio un po' più vivido e creo un colore un po' più vivace. È la prima volta che lo faccio, mi sto divertendo un sacco. Vi piacciono questi video? Sperimentiamo? Se sì, lasciatemelo scritto tra i commenti, che le mie sperimentazioni pazze, che possono riuscire bene come non riuscire, le faccio con voi. Del resto io ho pensato, io vi porto i video belli e pronti su Arte per Te, ma voi non sapete quello che c'è prima di arrivare ad un prodotto, no? C'è tanta sperimentazione. Bene, questa è una di quelle. Ed ecco qua il nostro piccolo quadretto texturizzato. Devo dire che poi riempirò questi spazi che sono rimasti dorati con un verde acrilico liscio e vi faccio vedere la foto a prodotto asciutto. Vi faccio vedere se si sgonfia. Capisco che il prodotto non è granché, ragazzi, ma è la prima volta che lo uso. E sono una neofita come voi, però adesso che mi è risultato mi allenerò e ci farò tante belle cosine con questo bel colore. Vediamo come asciuga e poi ci vediamo subito dopo. Ciao. Voilà, guardate che carino. Adesso lo infilo ben bene dentro, il mio è ancora bagnato, non voglio rovinarlo. Dopodiché faccio le foto e noi ci vediamo subito dopo per parlare di questo tipo di pittura texturizzata, che magari voi che usate da più tempo potrete dirmi come vi trovate. Anche questo pannellino tono su tono a me piace veramente molto, l'ho fatto così per consumare la pittura che avevo fatto. E allora divertitevi a creare una pittura texturizzata semplicemente con gli acrilici e il borotalco. Fatemi sapere come vanno i vostri esperimenti e se vi piacciono i video sperimentosi su Arte per Te. Ora vado a lavarmi le mani e a ripulire il piano da lavoro perché gli esperimenti sporcano. Ci vediamo subito dopo le foto. Ciao, pollice in su se il video vi è piaciuto. Il giorno nuovo con la nostra creaturina. Beh, questa è una cosa proprio elementare che ho voluto buttare lì all'impronta per vedere i vari toni, ma guardate la texture che è bella e come rimane poi bella, evidente e dura. Ma il mio orgoglio è lui, tono su tono, guardate che bello. Io ho deciso poi di fare tutto questo sfondo dorato, quindi differenzierò così, ma anche così, in maniera così aggettante. Guardate quanto è venuto
carino. Naturalmente poi man mano che uno si esercita vengono fuori figure da elementare a medie, man mano che mi eserciterò magari superiori a università. Quindi ci si evolve. Era la prima volta che usavo questa pasta, non ho voluto usare, però devo dire che già così il risultato è meraviglioso. È in una notte. È super asciutto, la cosa bella è questa, è anche molto leggera. Molto molto soddisfatta di questa nuova pittura. Ditemi che ne pensate. Sicuramente mi chiederete, ombretta, per proteggerla, quello che usate per i normali acrilici, una vernice spray per acrilico. Se questo video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione. Venitemi a trovare su tutti i miei social, Ombretta, il mio canale YouTube dove vi parlo di lifestyle, di cose un po' più al femminile. Due cuori e una cappa, il mio canale di cucina che ho insieme a mio marito Gabriele. Naturalmente tutti i miei social, Facebook, Instagram, TikTok. E sempre qui per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!